i compagni, lo avete letto, abbiamo i compagni Nicola Dessì e Mattia Carramusa, che adesso vi vado a presentare meglio, per parlare di un argomento che magari a qualcuno poteva sembrare un po' ostico, e forse un po' lo è, ma che era molto importante, cioè che è tuttora molto importante. Parliamo oggi, questa sera, della previdenza sociale. Argomento un po' ostico, perché naturalmente la previdenza, quindi essenzialmente le pensioni e tutte le misure appunto di previdenza sociale, dal momento in cui sono oggi alla fine una cosa di competenza assolutamente statale, di una burocrazia anche troppo denigrata, anche molto spesso, a volte anche ingiustamente, è chiaro che insomma potrebbe apparire un argomento per tecnici, questo che voglio dire. In realtà è un argomento, cioè, molto socialista, e che noi socialisti soprattutto dobbiamo saper masticare, perché la previdenza sociale statale è stata una conquista anche e soprattutto una conquista nostra. Quando non esisteva il movimento socialista, aveva delle forme di previdenza e gestiva delle forme di previdenza in via mutualistica, le società di mutuo soccorso piuttosto che altri tipi di cooperative, e quindi cercavamo di soddisfare questi bisogni, queste esigenze dei lavoratori con gli strumenti che avevamo a disposizione. Poi, non solo naturalmente grazie a noi, grazie a tutte le forze sociali del paese, oggi le pensioni e tutte le forme di previdenza sono diventate un diritto del cittadino. Mi scrive Tommaso: piuttosto che usato così non è corretto. Non lo so, vabbè, grazie per il grammar nazi. Quello che volevo dire è quindi che dobbiamo conoscere la storia della previdenza, e siamo qui per questo, e dobbiamo anche conoscere qual è il panorama attuale, quali sono le problematiche attuali legate a questo tema, e le future e anche le prospettive. E non mi dilungo oltre, vi dico solo che si erano già offerti per parlare di questo argomento Mattia e Nicola, che ringrazio, e noi come al solito siamo sempre, da quando abbiamo iniziato a fare queste serate, sempre aperti ai contributi vostri, e già qualcuno ha fatto un incontro per cui si era proposto, e altri insomma ci saranno, perché vogliamo che queste serate siano un'opera di formazione, di ragionamento collettivo, e quindi se avete delle proposte avanzatele, nel limite delle proposte stesse naturalmente, anche del tempo, siamo contenti di accoglierle. Quindi questa sera abbiamo due esperti del tema, esperti innanzitutto dal punto di vista professionale, perché Nicola Dessì lavora proprio all'INPS, poi ci spiegherà meglio le sue mansioni, e Mattia è avvocato, e per chi non c'era all'inizio insomma delle nostre chiacchiere, sino ad oggi ha detto insomma che stava facendo dei ricorsi, sempre insomma che tutte queste, naturalmente in questi giorni l'INPS è sotto i riflettori, è sotto i riflettori di tutti, dell'opinione pubblica, e quindi
diciamo che sicuramente stiamo parlando di un tema d'attualità. Non mi dilungo oltre e lascio la parola ai due compagni che vi annuncio si sono divisi come solito, come nostro solito fare quando ci sono più relatori, gli argomenti, e darei la parola infatti innanzitutto a Mattia, che inizierà diciamo la parte sulla storia e l'evoluzione storica delle normative. E grazie ancora a tutti per essere qui questa sera, a te Mattia, e grazie. Per quanto riguarda la parte della storia della previdenza in Italia, bisogna andare abbastanza indietro, e bisogna andare per l'esattezza all'epoca della crisi della Repubblica di Roma, della Repubblica Romana. Andiamo al 181 avanti Cristo, secondo la datazione di Tito Livio, secondo il quale in quel periodo venne praticamente approvata una riforma che garantiva ai legionari un appezzamento di terreno alla fine, cioè al congedo dalle legioni, che andava da 50 a 140 iugeri, cioè da 15 a 50 ettari circa. Questo perché diciamo una prima forma di previdenza? Perché in quel periodo la terra era costituiva una rendita praticamente vitalizia e quasi sicura. E poi anche se andando un po' avanti, facciamo un balzo già all'impero, al principato, meglio degli imperatori d'adozione, abbiamo un'esplosione delle cosiddette politiche sociali, della previdenza e dell'assistenza. Abbiamo essenzialmente la tra virgolette, la sanità gratuita pubblica, l'istruzione pubblica garantita dallo Stato. Come hai detto, innanzitutto grazie Enrico. Come Erve Traiano portarono al potenziamento dei cosiddetti diritti di fenomeni parasindacali, pur se in un sistema di base corporativo. Abbiamo appunto una serie di interventi di natura solidaristica, anche ad esempio l'istituzione di un fondo a garanzia di Sotto Adriano, a garanzia dei Cives romani che fossero in situazioni di difficoltà economica, ma che non si trovassero ancora nella condizione di essere manutenuti e diventare quindi schiavi per sovraindebitamento. E questo diciamo fu già un importante passo avanti. Sempre sotto Adriano abbiamo la nascita appunto delle prime sempre in nuce mutue assicuratrici, cioè dei banchi veri e propri in cui il Civis poteva versare una quota delle proprie ricchezze per vederle accresciute e razionate diciamo tra virgolette nel fine vita, nella parte finale della vita. Tutta questa previdenza fu anche una delle concause che portò alla crisi finanziaria di Roma del III secolo. Questo perché ovviamente? Perché questa politica sociale, la previdenza sociale romana, per così dirla, alla fine del II secolo era garantita di base solamente ai Cives romani optimi, cioè i cittadini romani, che erano in quel periodo all'incirca, secondo le stime, tra 10 e 15 mila abitanti. Nel 212 d.C., con la Costituzione Antoniniana di Caracalla, il cosiddetto editto di Caracalla, abbiamo sostanzialmente la costituzione l'estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero e di conseguenza il collasso della la resa di insostenibilità del sistema previdenziale delle politiche sociali di Roma, perché si passò appunto dall'oggi al domani da una base di 10-15 mila persone che potevano fruire a qualcosa come 5, 6, 10, 15 milioni di fruitori di questo meccanismo. Questi dati, tra parentesi, li cito da Pietro Cerami, da un testo che ha scritto Roma e il diritto, edito da Iovene Editore nel 2010. E cosa succede poi? Collassa la politica previdenziale romana, crisi economica romana, viene meno questa forma
in nuce di politica sociale, di previdenza sociale. Trascorrono i secoli, le prime nuove forme di politiche sociali, di previdenza e assistenza sociale si hanno essenzialmente in tre momenti storici. O comunque possiamo anzi meglio raggrupparli in un periodo, in un lasso di tempo. A parte la parentesi dell'anno 1000-1100, abbiamo una parentesi tra il XIV e la fine del XV secolo, laddove appunto all'inizio, tra il X e l'XI secolo, lo sviluppo di politiche sociali nei regni meridionali, soprattutto ad opera di Federico II di Svevia, già siamo tra il 1100 e il 1200. Poi, con lo sviluppo di alcune vere e proprie mutuo assicuratrici nel Granducato di Toscana, se la memoria mi inganna, e comunque in generale a Firenze, diciamo nell'ambiente fiorentino-toscano, nella seconda metà del 1400 si sviluppa in particolare anche nel Ducato di Urbino. Che cosa succede nel Ducato di Urbino? 1447 sale come duca Federico da Montefeltro, che nel 1459 si sposerà con Francesca Sforza. Che cosa succede tra il 47 e il 59? Il Ducato di Urbino istituisce un vero e proprio vitalizio, una pensione perpetua, tra virgolette, per gli artisti che andassero ad aprire la propria bottega lì e rimanessero a servizio dello Stato. Era, a differenza dei funzionari che avevano l'obbligo di lavorare e quant'altro, loro avevano il vitalizio, cioè avevano questo diritto, questa forma di previdenza spuria, sempre in nuce, questa forma di vitalizio fin quando rimanevano sul territorio urbinate e si rendevano disponibili alle necessità o alle istanze del duca. E questo portò infatti a una nuova forma di mecenatismo, tant'è vero che ben presto questo stesso modello fu imitato in particolare dalla famiglia Sforza, dai De Medici, dagli Estensi e dai Malatesta. Soltanto che poi iniziò la Controriforma, durante la Controriforma e alla metà del XVI secolo, questa misura venne pressoché soppressa ovunque, da un lato per eccessiva onerosità, dall'altro lato perché chi subentrava, si pensa ad esempio a Milano tra il 1535 e il 1540, l'inizio della dominazione spagnola, non ritenevano più opportuno mantenere questa spesa. Facciamo un balzo ora di 300 anni. Arriviamo all'Unità d'Italia. 1861, i governi di Cavour e di Ricasoli furono impiegati, cioè si adoperarono principalmente per fare che cosa? Per armonizzare i codici e le normative sul piano nazionale. Una normativa che fu fortemente promossa e recepita nel 1861 all'interno del Consiglio dei Ministri ad opera del ministro Ubaldino Peruzzi de' Medici, ma fortemente voluta da una famiglia di noti armatori, la famiglia Florio, era il recepimento della cassa invalidi della Marina Mercantile. Questa era una normativa esistente nel Regno di Sicilia e poi nel Regno delle Due Sicilie, promulgata nel 1812. Successivamente un altro intervento fu fatto, ma siamo sempre ad interventi col contagocce. Parliamo del 1875, un anno prima che l'Italia raggiunga il pareggio di bilancio, il governo Minghetti istituisce la cassa di risparmio postale, sostanzialmente partecipata dallo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti e la Cassa di Risparmio Centrale, che erano due delle casse, diciamo, a dipendenza di fatto del governo. Gli interventi, tra virgolette, della destra liberale rimasero appunto questi due, cioè da un lato
un istituto, la Cassa Invalidi della Marina Mercantile, recepita dall'ordinamento borbonico, e dall'altro lato l'intervento appunto l'istituzione della Cassa del Risparmio Postale nel 1875 sul modello se non erro statunitense. Con tra virgolette il passaggio di consegne con la sinistra storica, tra virgolette la musica cambia, per così dire. Perché tra il 1883 e il 1898 abbiamo tre interventi che sono epocali. Nel 1883 l'istituzione della Cassa Assicurazioni degli Operai sul Lavoro. In pratica era una società, così d'amblè, costituita dal governo su istanza del ministro Domenico Berti, della sinistra liberale e la sinistra storica, sotto il governo De Pretis, che era su base assolutamente volontaristica. Però quella stessa società era priva di una struttura, di una normativa a livello nazionale, organico, ed ecco perché nel 1886, con la legge del 15 aprile, la numero 3818, sempre il governo De Pretis, dà una legislazione sulle società assicurative e mutuo assicuratrici, appunto sulla costituzione e il funzionamento a livello legale di quelle società aventi scopo di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di vecchiaia, di impotenza al lavoro, oppure in caso di partita dei soci, di dare un sostegno alle famiglie. Quante persone ci sono attive? È una conferenza? Quasi. Sì. Allora muto il microfono. Ciao, buonasera. Salve. Un ultimo intervento poderoso, tra virgolette, fu quello del 1898, per cui appunto cadde sui colpi appunto della forzatura del ministro Pavoncelli il governo di Rudinì. Nel 1898 la Cassa Assicurazione Infortuni Operai sul Lavoro del 1883 cambia nome e diventa obbligatoria per tutti gli operai delle cosiddette industrie, e si nacque così la Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la Vecchiaia degli Operai, che è praticamente il progenitore dell'INPS. Poi dalla fine del in che anno, scusa, in che anno? Siamo al 1898. Siamo nel 1898. Pochi mesi dopo, poche settimane dopo, quando appunto poche settimane dopo l'approvazione di questa riforma, cadde il governo di Rudinì. Perché? Perché la destra storica non tollerò l'affronto di questa forzatura fatta appunto al ministro Pavoncelli, che pure era un esponente diciamo un po' trasversalista dal punto di vista delle forze dei blocchi liberali. Fino alla prima guerra mondiale di fatto non abbiamo interventi significativi. Il primo grande intervento invece l'abbiamo proprio durante la prima guerra mondiale, che costò anche qui la permanenza al governo dell'esecutivo Boselli, giusto? In particolare, che cosa è successo? Nel 1917 c'era un ministro, Ivanhoe Bonomi, socialista riformista, che forzò e riuscì a ottenere sotto il governo Boselli l'estensione dell'obbligatorietà della cassa di cui abbiamo parlato a tutti gli operai, a tutti i lavoratori, quindi ricomprese anche gli agrari, che fino a quel periodo erano esclusi, mentre per gli statali c'era essenzialmente la cassa di risparmio postale di base. Poi un altro intervento l'abbiamo con un decreto legge del 21 aprile 1919. Autore di questo decreto legge di fatto è sempre lui, Ivanhoe Bonomi,
Che cosa prevedeva questo decreto legge? Sostanzialmente rendeva obbligatorio per lo Stato garantire la previdenza e le pensioni a tutti gli italiani. Quindi sostanzialmente venne anche teorizzata la cosiddetta pensione sociale. Quella che oggi noi chiamiamo pensione sociale ha come prima radice questo decreto legge, che però non ebbe vita facile, perché tentando la forzatura sull'approvazione, nel 19 non venne convertito in legge e cadde il governo Orlando, poi cadde il governo Nitti, nel 20 cadde il secondo governo Nitti e il quinto governo Giolitti, nel 21 tentò sempre di forzare il ministro Beneduce e cadde il governo Bonomi, e nel 1922 cadde il primo governo FACTA, sempre su questa normativa. E sostanzialmente il passaggio, cioè la conversione in legge di questo decreto, di questo decreto si ebbe grazie ai socialdemocratici e ai popolari che erano insieme al governo nel 23 sotto il governo Mussolini, perché il ministro Carnazza, che era il socialdemocratico, ministro dei lavori pubblici, e il ministro Cavazzoni, che era il popolare che occupava la casella del lavoro e previdenza sociale, forzarono e minacciarono di uscire dall'esecutivo laddove questo decreto non fosse convertito. Mi viene da fare una amara battuta dicendo che se non fosse passata questa legge nel 23, probabilmente sarebbe caduto il governo Mussolini e ci saremmo risparmiati un vento. Poi dal 1923 fino di fatto all'avvento dell'età repubblicana, non ti preoccupare, fino all'avvento dell'età repubblicana, di fatto abbiamo un solo intervento sotto l'era fascista, che è quello essenzialmente che riunificava tutti questi enti che abbiamo visto in un unico ente, l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale. Siamo nel 1933, quindi addirittura 10 anni dopo, 10 anni dopo la nascita di fatto di una previdenza sociale obbligatoria. Poi nell'età repubblicana i maggiori interventi li abbiamo di base sotto i governi del centrosinistra organico e nei governi della coalizione del pentapartito. Di fatto abbiamo uno sviluppo proprio impressionante di normative, di garanzie, assistiamo proprio a un momento di espansione totale delle garanzie previdenziali. Basti pensare alle riforme anche proposte fortemente dal ministro del lavoro Carlo Donat Cattin della Democrazia Cristiana, che insieme con un compagno, tra le altre cose, giuslavorista, Luigi Nogiugni, non solo si occupò della redazione dello Statuto dei lavoratori, ma riorganizzò il sistema pensionistico per gli operai e i lavoratori dipendenti in generale. Poi abbiamo una serie di interventi, le normative a garanzia delle pensioni, dei trattamenti pensionistici, le normative, l'incremento delle normative sulle pensioni sociali, le normative sull'invalidità civile, cecità, sordità civile, l'indennità di accompagnamento. Si avrà in particolare tra l'80, 88 e 92 interventi poderosi da questo punto di vista, anche sulla reversibilità indiretta e via discorrendo. E quindi siamo comunque in una fase storica in cui in questa forte espansione ci fu una notevole influenza anche dei socialisti e dei socialdemocratici, ovviamente. E poi, diciamo, finita la Prima Repubblica, abbiamo un inizio, diciamo, di tentennamenti e di ritrazioni delle normative. Basti pensare ad esempio alla riforma Dini, che fece passare il sistema previdenziale, il sistema pensionistico e quindi la previdenza sociale diretta da un sistema retributivo a un sistema contributivo, fortunatamente spurio. Poi i governi D'Alema che tagliarono e ridussero le pensioni sociali. Mattia, scusa l'interruzione, così evito di fare la domanda dopo e stiamo sul pezzo.
se si può insistere su questa cosa del contributivo e del retributivo, perché bisogna che la sappiamo bene, perché è tutt'oggi, ogni tanto esce nel dibattito, no? Questa grande scure tra sistema retributivo e contributivo, cioè che cosa significa? Sì, no, questo ora l'affronteremo più avanti, ne parlerà anche lo stesso Nicola. Ok, perdono. Per quanto riguarda, detto proprio in estremi, proprio facendo gli esempi estremi, il sistema retributivo è basato essenzialmente sulla commisurazione del trattamento pensionistico sulla base della tua retribuzione corrente, mentre il sistema contributivo è sostanzialmente un sistema in cui il trattamento pensionistico non è commisurato a quanto tu guadagnavi, ma a quanto tu hai versato. E questo ovviamente in una situazione particolare ha dato problemi, perché abbiamo avuto e abbiamo tuttora una situazione di interregno. E poi abbiamo, dicevo, una serie di altri interventi. Il primo governo D'Alema, che di fatto tagliò, pur se in minima parte, sulle pensioni. E abbiamo i governi Berlusconi, che prima adeguarono con delle contribuzioni una tantum la pensione al fatidico milione, salvo poi nel 2005 recuperare questi soldi con gli interessi di INPS. E poi degli interventi, diciamo quelli più recenti, che sono onestamente obbrobriosi, salvo tra tutti l'unico che salvo è onestamente l'intervento del governo Monti, paradossalmente, della famigerata Elsa Fornero, perché l'intervento della riforma Fornero fu dovuta a due problemi di fondo, causati una dal primo governo Berlusconi e una dal quarto governo Berlusconi, e mi spiego immediatamente perché. Il primo governo Berlusconi, con il decreto legislativo 479 del 30 giugno del 1994, istituisce l'INPDAP. L'INPDAP è l'Istituto Nazionale Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. In poche parole, l'INPDAP, da quando è nato, in 15 anni, ha accumulato qualcosa come 23 miliardi di euro di passività, in 15 anni circa. Dall'altro lato c'era l'INPS, che in quel momento, siamo intorno al 2011, cioè siamo nel 2011, aveva una situazione patrimoniale di attivo di circa 8-9 miliardi. L'intervento che fece il governo Monti fu di accorpare INPS e INPDAP in maniera tale che il rischio di default previdenziale sostanziale dell'INPDAP, cioè l'impossibilità da parte dell'INPDAP di pagare le pensioni, diciamo, venisse tamponato dall'INPS, che infatti negli ultimi anni è riuscita appunto a ripianare di fatto le posizioni debitorie che aveva accumulato l'INPDAP. Un'altra problematica, e qui cerco di chiudere, è quella del decreto legge 138 del 13 agosto 2011, convertito senza modificazioni al Parlamento, approvato all'unanimità in Consiglio dei Ministri e in blocco dal Popolo delle Libertà, Lega Nord e Movimento per le Autonomie alla Camera e al Senato. Che cosa prevedeva questo, tra le tante, per quanto riguarda l'oggetto della discussione di oggi, cosa prevedeva questo decreto legge? Questo decreto legge sostanzialmente non è altro che una formula di impegno nei confronti dell'Unione Europea di assumere una serie di correttivi, che poi sono stati assunti dal governo Monti, tra cui quello di anticipare gli effetti della riforma pensionistica Brunetta, che già aveva iniziato l'adeguamento dell'età pensionistica, ma se la memoria non mi inganna terminava nel 2000, cioè arrivava a 66 anni e 7 mesi nel 2022. Invece questa il governo Monti fu costretto a risolvere questo problema su formula di impegno assunta dal governo Berlusconi Quater entro il 1 gennaio 2012. Quindi il problema della riforma Fornero, complessivamente questo fu il pregio, cioè riuscire ad evitare il default sostanziale previdenziale. E il difetto, ma questo è un parere prettamente politico, è aver fatto una riforma che, pur se giusta,
è stata fatta in un momento con tempistiche, modalità e contingenze congiunturali del tutto sbagliate, perché si tratta di una riforma ottimale laddove tu hai un'economia in espansione e invece è stata fatta con un'economia di fatto in contrazione. Ci ho detto, passerei la parola a Nicola per affrontare appunto la seconda parte, la seconda delle tre e mezzo parti che andiamo a discutere. Ok, grazie Mattia, grazie Enrico, grazie a tutti voi che siete venuti e state ascoltando. Allora, io come Gianmesto Enrico sono un funzionario dell'INPS, non vi parlerò di quello che succede dentro l'istituto perché devo premettere, no, l'ho già detto sia Enrico sia Mattia, che ho un dovere di riservatezza su quello che succede dentro l'istituto e ogni mia dichiarazione qua non vincola il mio ente di appartenenza. Però non ho nessun problema a descrivervi la disciplina della previdenza sociale e quindi della materia di cui l'INPS si occupa. Dunque, in sostanza, l'INPS è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, però non si occupa solo della previdenza. Scusa se ti interrompo, non so cosa cioè, non so se lo sento solo io, cioè tipo un rumore fastidioso al microfono, forse che non so che sbatte. Che sbatte, non so perché cosa, si sente ancora? No. Ok, perfetto, fantastico. Allora, scusa. Grazie, vai. Figurati, scusatemi voi. Allora, si occupa sia della previdenza sociale sia di una parte dell'assistenza. La differenza è nota, però vale la pena. Pronto? Sì. Adesso sento un ritorno io. Ciao Simone, togli il microfono che fa... Tra ora non era colpa tua. Buonasera compagni. E ciao compagno sì, Zambillo. Ciao Gabriele. Allora, previdenza sociale e assistenza sociale. La differenza è nota, però vale la pena chiarirla, perché la previdenza sociale riguarda l'insieme delle misure che servono a garantire il sossestamento del lavoratore quando si trova in condizioni di non poter lavorare, quindi infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione involontaria, eccetera. Il suo fondamento costituzionale è nell'articolo 38,2 della Costituzione. L'assistenza sociale, invece, è l'insieme delle misure che servono per garantire le esigenze di vita dei cittadini che sono proprio inabili al lavoro. E il fondamento sta nell'articolo 38,1 della Costituzione. Questa distinzione è rilevante anche per quanto riguarda le fonti di finanziamento delle prestazioni, ma questo è un tema su cui torneremo poi dopo. Allora, gli enti previdenziali in Italia sono due, non c'è solo l'INPS perché c'è anche l'INAIL, che è l'ente che garantisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Se avanzerà tempo, poi diremo qualcosa quindi anche su questa parte. Dunque, comincio naturalmente dall'INPS perché è la disciplina più lunga, anche quella che per ovvie ragioni conosco meglio. L'INPS è deputata a che cosa? La prima cosa che ci viene in mente quando si parla di INPS naturalmente sono le pensioni, o secondo un linguaggio più corretto, le assicurazioni obbligatorie IVS, questa sigla sta per invalidità, vecchiaia e superstiti, e in più si occupa anche di altre forme previdenziali non pensionistiche che hanno una natura diversa. Le forme previdenziali sono finanziate sostanzialmente con i contributi che i lavoratori, non solo i dipendenti, versano periodicamente all'istituto, mentre l'assistenza è generalmente finanziata con la fiscalità generale, quindi con le tasse, con le imposte pagate da tutti i cittadini. Quindi c'è una forma di finanziamento diversa. Invalidità, vecchiaia e superstiti. Questa è probabilmente la parte più difficile. Quando ve l'ha appena accennata Mattia, perché Mattia per ragioni di tempo non ha descritto
se non per sommicapi, tutta l'evoluzione della tutela previdenziale IVS dal 1992 in poi. Ha detto qualcosa, ha citato sostanzialmente le ultime due grandi riforme, che sono quelle del 2011, in un momento di contrazione, e successivamente alla famosa lettera della BCE. E ha ricordato anche che questo ciclo di riforme comincia nel 1992, sostanzialmente con la fine della Prima Repubblica. Prima di parlare di assicurazione IVS, bisogna fare una premessa, e anche qui Mattia aveva già anticipato qualcosa. L'INPS non è altro se non la somma di molte gestioni diverse. Sostanzialmente si tratta di casse diverse, ognuna delle quali raccoglie i contributi dei lavoratori in base alle loro categorie professionali, o più esattamente in base al tipo di rapporto di lavoro che contraddistingue la loro attività. Per esempio, Mattia vi ha citato l'INPDAP, che era un ente diverso rispetto all'INPS, era distinto, e raccoglieva i contributi versati dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Assieme all'INPDAP esisteva l'EMPALS, che faceva la stessa cosa ma per i lavoratori dello sport e dello spettacolo. Ma in più, anche all'interno dell'INPS esistono dei fondi diversi, ognuna delle quali ha una sua gestione autonoma distinta rispetto alle altre. La più grossa quantitativamente è rappresentata dal Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti. Però esistono anche le gestioni speciali per i lavoratori autonomi. In questo caso per lavoratori autonomi si intendono i lavoratori agricoli, quando, naturalmente quando lavorano in proprio, quindi coltivatori diretti e i vecchi coloni e le zadre, gli artigiani e i commercianti. Poi esiste la cosiddetta gestione separata, che è stata istituita nel 1996 e che garantisce le prestazioni previdenziali a tutte quelle categorie che non hanno una gestione dedicata. È stata inventata soprattutto per due categorie: i liberi professionisti, ovvero alcuni tipi di liberi professionisti, e adesso vedremo chi, e i lavoratori parasubordinati. L'esempio classico del lavoratore subordinato è chi ha un co-co-co, oppure chi è un dottorando di ricerca. I parasubordinati sono tutti quei lavoratori che coordinano la loro prestazione di lavoro con un committente, quindi non sono esattamente lavoratori in proprio, non sono lavoratori autonomi, ma allo stesso tempo possono organizzare autonomamente la loro attività. Qui il dottorando di ricerca forse è l'esempio più chiaro, è anche quello che conosco meglio. Ci sono anche i venditori porta a porta in questa categoria, e poi ci sono anche tutti quei lavoratori autonomi che svolgono un'attività occasionale e che da questa attività ricavano un reddito che è superiore ai 5.000 euro all'anno. Si parla di lavoratori senza partita IVA. Un esempio classico potrebbe essere quello di un professore che viene incaricato di scrivere un libro, di redigere un'opera, e che viene compensato con più di 5.000 euro. In questi casi dovrà corrispondere i contributi alla gestione separata. Quali sono però i liberi professionisti che sono soggetti a contribuzione in questa gestione? Non tutte le prestazioni previdenziali dei lavoratori italiani sono corrisposte dall'INPS, perché non tutte le categorie sono tenute a iscriversi alle gestioni dell'INPS. Molte categorie di liberi professionisti, in verità quasi tutte, hanno una propria cassa, hanno propri enti previdenziali che sono, non hanno nulla a che vedere con l'INPS. Gli avvocati, i geometri, i medici, i periti, ognuna di queste ha la sua cassa, il suo ordinamento,
ha la sua quantità di contribuzione da devolvere annualmente. Poi tutti gli enti previdenziali sono soggetti, sono naturalmente soggetti alla legge, le regole per andare in pensione sono le stesse per tutti. Però cambia sostanzialmente la quantità di soldi che deve essere devoluta. In più c'è anche un'altra cassa, un'ulteriore cassa che è l'INPGI, cioè l'ente previdenziale per i giornalisti che sono iscritti all'albo professionale oppure al registro dei praticanti. Anche questa cassa non è gestita dall'INPS. Quindi i professionisti che devono versare i loro contributi alla gestione separata sono tutti quei lavoratori autonomi che non sono qualificati come artigiani, non sono qualificati come commercianti, non sono qualificati come lavoratori agricoli in proprio, hanno una partita IVA e svolgono il loro mestiere in forma non occasionale. Per capire chi sono bisogna guardare il famoso codice Ateco, che è il codice che viene attribuito a fini statistici a ogni impresa. L'abbiamo conosciuto questo tipo di denominazione in questi mesi per definire le attività economiche essenziali. Quindi, in definitiva, il sistema è questo. Gli enti previdenziali si dividono sostanzialmente in enti che sovrintendono alle pensioni, oltre che alle altre prestazioni, quindi l'INPS, enti che sovrintendono agli infortuni, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, e a questi enti vanno aggiunti alcuni istituti che si occupano delle prestazioni pensionistiche per alcune categorie che non devono iscriversi all'INPS. Tutti gli altri lavoratori invece sono obbligati, si parla di assicurazione obbligatoria, e la gestione è quella dell'INPS. L'INPS a sua volta ha diverse gestioni in base alle categorie che versano i contributi: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agricoli, artigiani e commercianti, gestione separata, parasubordinati e liberi professionisti che non hanno una loro cassa. Dunque, la disciplina dell'assicurazione IVS si è evoluta nel tempo. Ci sono due cose da chiarire prima di ricostruirla. La prima ha già iniziato a chiarirla Mattia, ed è la distinzione tra retributivo e contributivo. E vedremo qui come si è evoluta. Invalidità, vecchiaia e superstiti. L'invalidità, l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità sono due prestazioni che spettano al lavoratore che viene riconosciuto invalido o inabile, ma che prima di essere riconosciuto invalido o inabile ha già versato dei contributi come lavoratore. Cioè lui ha iniziato a lavorare, ma poi si è scoperto non essere in grado di continuare. È soggetto naturalmente a dei requisiti, deve avere 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la domanda, deve avere una infermità o un difetto fisico o mentale che riduce, nel caso dell'invalido, oppure rende impossibile, nel caso dell'inabile, la capacità di lavoro. Pensione ai superstiti è quella che generalmente viene chiamata pensione di reversibilità e spetta sostanzialmente ai parenti a carico del lavoratore che è morto dopo aver versato dei contributi. Qui bisogna poi distinguere, c'è una pensione di reversibilità che è quella che spetta ai parenti di una persona che era già in pensione, c'è la pensione ai superstiti indiretta, quando il defunto non è pensionato, però al momento del decesso aveva maturato 15 anni di assicurazione, oppure 5 se almeno 3 sono nei 5 anni prima del decesso,
E poi c'è la pensione privilegiata per inabilità, che è sostanzialmente la reversibilità del, per i parenti dell'inabile, che era una carica dell'inabile. Chi ha diritto a questa pensione sono il coniuge, a certe condizioni anche in caso di separazione o divorzio, i figli, quando alla morte dei genitori sono minorenni, oppure hanno 21 anni se sono studenti o 26 se sono universitari, o anche quando sono inabili al lavoro, e anche i genitori e i fratelli che erano a carico del defunto al momento del decesso e che hanno minimo 65 anni, ma genitori e fratelli ottengono la reversibilità o la pensione indiretta solamente se al momento del decesso il defunto non aveva né coniuge né figli. E poi c'è la pensione di vecchiaia, che è il grosso, la pensione da lavoro, vera e propria. Ce n'è, dopo le varie riforme ne sono rimaste di due tipi. La pensione di vecchiaia, che si raggiunge con un requisito anagrafico, c'è un minimo di 67 anni e 6 mesi, e servono 20 anni di contributi. E poi c'è la pensione anticipata, che è a prescindere dal requisito anagrafico, o meglio, può essere riconosciuta a prescindere dal requisito anagrafico. In più, in via sperimentale, nel biennio tra il 2019 e il 2021, c'è la cosiddetta quota 100, perché si va a andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Questo però vale soltanto per gli iscritti alle gestioni dell'INPS. L'età per la pensione di vecchiaia però viene aumentata, perché deve essere adeguata alla speranza di vita. Naturalmente, se la speranza di vita si allunga, anche la quantità di soldi che devono essere erogati per la pensione aumenta, e di conseguenza si ritarda il più possibile la maturazione del requisito per andare in pensione, sia il requisito di età sia il requisito dei contributi versati. In questo momento l'adeguamento alla speranza di vita era stato sospeso dalla legge di bilancio per il 2019, ma questi requisiti dovrebbero essere aumentati ogni 2 anni con un decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e Finanze, sulla base dell'incremento della speranza di vita che è accertato dall'Istat. Naturalmente ci sono molte deroghe, ci sono deroghe per gli addetti ai lavori usuranti, per i cosiddetti lavoratori precoci, cioè per chi ha almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età e si trova in alcune condizioni che sono stabilite dalla legge. Poi ci sono deroghe anche per alcune categorie che sono iscritte ad alcuni regimi particolari. Generalmente sono vecchi fondi di categoria, che sono stati inclusi nella gestione, tra le gestioni dell'INPS nel corso degli anni. Per esempio il personale viaggiante del trasporto pubblico e il personale di volo. Ora, come si è evoluta la disciplina? Risparmio la disciplina dell'APE e dell'APE sociale per ragioni di tempo. La disciplina si è evoluta così. Prima del 1992 l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia era di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, e salvo un regime particolare di deroghe servivano 15 anni di contributi. Alla pensione di vecchiaia si aggiungeva quella che è analoga a quella che attualmente è la pensione di vecchiaia anticipata, cioè la pensione di anzianità, per cui i requisiti si maturavano con 35 anni di contributo a prescindere dall'età. Nel 1992 inizia, con la riforma Amato, l'innalzamento graduale dell'età pensionabile. Si sarebbe dovuto arrivare a 60 anni per le donne, a 65 per gli uomini, e a 20 anni di contributi anziché 15 per la pensione di vecchiaia. Una riforma
più corposo arriva nel 1995 con la riforma Dini, perché viene introdotto il sistema contributivo, laddove prima il sistema era esclusivamente retributivo. Quindi se prima per la generalità dei lavoratori il totale della pensione era calcolato in base alla media delle ultime retribuzioni che aveva percepito l'assicurato, ora con il contributivo il calcolo avviene in base alla media dei contributi versati nella vita lavorativa. La riforma Dini aveva applicato il contributivo in modo integrale a tutti i lavoratori che sono stati assunti dopo il 1 gennaio del 1996. È stata una soluzione di compromesso, perché i lavoratori che invece avevano 18 anni di contributi, almeno 18 anni di contributi, alla data del 31 dicembre 1995, avevano il retributivo integrale. I lavoratori che invece avevano meno di 18 anni di contributi, ma erano stati comunque assunti prima del 31 dicembre del 1995, erano soggetti a un sistema misto. La loro pensione era destinata a essere calcolata con il sistema retributivo per i contributi maturati fino al 95 e contributivo a partire dal 96. Ora, la riforma Dini non si è limitata a questo, ha anche soppresso le pensioni di anzianità per tutti quei lavoratori che sono stati assunti dopo dal 96 in poi e quindi erano sottoposti solo al sistema contributivo. Mentre per gli altri, perché era soggetto al sistema retributivo, a quello misto, la pensione di anzianità, quindi quella che era possibile versando tot anni di contributo a prescindere dall'età, restava possibile ma servivano almeno 57 anni di età, a meno di non avere almeno 40 anni di contributo. Nel 2004, governo Berlusconi, arriva la riforma Maroni che innalza immediatamente l'età per la pensione di anzianità da 57 a 60 anni. Era il cosiddetto scalone, era un passaggio brusco da 57 a 60 anni. Nel frattempo la pensione di vecchiaia, quella in base all'età, ricordiamo che si sta innalzando gradualmente perché questo era già stato stabilito dalla riforma Amato nel 92. Nel 2007, il cosiddetto scalone, la riforma Maroni, viene modificato, viene ammorbidito perché non c'è più un passaggio brusco, il passaggio, l'aumento, l'innalzamento dell'età pensionabile per la pensione di anzianità viene graduato, vengono introdotte le cosiddette quote, secondo lo stesso principio dell'attuale quota 100. Chi raggiunge una certa quota data dalla somma tra la sua età anagrafica e gli anni di contributi che ha versato, può andare in pensione. Era prevista la quota 95, poi la quota 96, poi la quota 97. Era previsto che si arrivasse a quota 97 nel 2013. Però in tutto questo arrivano le riforme del nuovo governo Berlusconi, perché nel 2007 c'è il secondo governo Prodi, che dura due anni, e nel 2008 torna Berlusconi, ministro del lavoro è Sacconi. Già nel 2010 l'età pensionabile per la vecchiaia viene aumentata anche per le donne. Prima era stata aumentata da 55 a 60 anni, ora per le donne del settore pubblico viene aumentata a 65 anni. E nel 2011 la stessa cosa succederà per le donne del settore privato. Ma in generale la manovra del 2011, fatta approvare dal governo Berlusconi, nell'agosto del 2011, quella che di cui ha parlato Mattia prima, prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni per tutti entro il 2026 e in più viene introdotto il famoso adeguamento dei requisiti anagrafici secondo l'incremento della speranza di vita, che era già stato previsto dal decreto legge 78 del 2009, quindi sempre dal governo Berlusconi. Quindi la famosa legge Fornero, che è del dicembre del 2011, non aumenta tecnicamente l'età pensionabile, semplicemente anticipa l'aumento che prima doveva essere più graduale e deve essere raggiunto entro il 2021.
La vera riforma Fornero non riguarda tanto l'aumento dell'età pensionabile, riguarda innanzitutto l'incorporazione dell'INPDAP, dell'INPS, come vi ho detto prima Mattia, ma in più viene esteso il regime contributivo. Perché i lavoratori che avevano conservato il diritto al retributivo, cioè quelli che avevano 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre del 1995 e che non erano ancora andati in pensione, sono stati a loro volta sottoposti al sistema misto. Quindi per i contributi maturati prima del 2012 viene applicato il sistema retributivo, dopo il 2012 viene applicato il sistema, il criterio contributivo. Ora, qual è il problema? Qual è stato il problema della riforma Fornero? Per la pensione di vecchiaia non è sufficiente il raggiungimento di un minimo di anni anagrafici contributivi. Bisogna anche avere versato abbastanza da fare in modo che l'importo della pensione abbia un minimo. Deve essere una volta e mezzo rispetto all'assegno sociale, che è analogo a quella che un tempo era la pensione minima. Quindi, siccome il sistema, il criterio contributivo per il calcolo delle pensioni sostanzialmente porta ad avere mediamente pensioni più basse, è successo che ci fossero lavoratori che non potevano ancora andare in pensione, non solo per una questione anagrafica, ma anche perché l'importo della pensione sostanzialmente non era sufficiente. In più, il problema più grosso era per i cosiddetti esodati, cioè quelli che avevano concluso un accordo di prepensionamento con le rispettive aziende e che di fronte all'allungamento sostanzialmente dell'età pensionabile, alla revisione di criteri più restrittivi, si sono trovati sostanzialmente senza il diritto di andare in pensione e senza più il posto di lavoro, perché nel frattempo avevano optato per il prepensionamento. Quindi questo è il... Sento ancora il ritorno, però. Ho risolto, dovresti sentire. Perfetto. Questo sostanzialmente è il quadro della pensione IVS. Non ho tempo per affrontare il tema dell'assistenza e di tutte le varie misure assistenziali, anche perché in questo gioco, in questo caso, non, il ruolo non è giocato solo dall'INPS, ma anche dai comuni. E inoltre, quando si parla di assistenza, bisogna tenere presente che si tratta di un servizio integrato che coinvolge anche i servizi sociali e il servizio sanitario, perché le situazioni di disagio devono essere affrontate da tutti questi servizi. Dico solo una parola sulla previdenza complementare, sulla previdenza integrativa, perché oltre alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che è garantita dall'INPS, oltre all'assicurazione generale obbligatoria, c'è anche una pensione a carattere volontario che è disciplinata dalla legge, che non sostituisce ma integra sostanzialmente la pensione pubblica che è garantita dall'INPS e che è assicurata dai fondi pensione. I fondi pensione sono sostanzialmente fondi di natura privata, di diritto privato, che possono essere istituiti dai contratti collettivi, quindi da accordi tra lavoratori e impresa, oppure tra lavoratori autonomi e casse professionali, possono essere costituite da imprese assicurative, da società di gestione del risparmio, da fondi di investimento, possono essere soggetti di vario tipo in sostanza. Se il dipendente sceglie di aderire a un fondo pensione, deve farlo a un fondo pensione, quindi sceglie di ottenere una pensione complementare, deve conferire il suo TFR man mano che lo matura. Il TFR è l'indennità che viene corrisposta ai lavoratori quando finisce il rapporto di lavoro, quella che volgarmente viene chiamata liquidazione.
se il dipendente fa questa scelta, deve conferire il suo TFR, che poi diventerà un capitale gestito dal fondo pensione e che poi gli verrà corrisposto in forma di rendita o in altre forme, a seconda di quello che il lavoratore sceglierà, quando maturerà il diritto alla pensione principale, quella corrisposta dall'INPS, dall'assicurazione generale obbligatoria. Più o meno il quadro della previdenza è questo, spero di essere stato chiaro, perché è una materia ostica per tutti, lo è anche per me, in più non sono molto abituato a spiegarla, se c'è qualcosa che non è chiaro sono a disposizione. Grazie, grazie Nicola, grazie Mattia, perché insomma mi riallaccio a quello che avete detto, cioè fanno corsi universitari sull'argomento di, come dire, di molte ore, quindi cioè, noi in una serata capisco che non sia semplice, però avete diciamo fatto una, come dire, una sintesi un po' di tutto il quadro, io vi ringrazio per questo. E passiamo alla solita, alla, come dire, come di consueto, alla parte delle domande e del dibattito, se ne nascerà. Io innanzitutto faccio due sottolineature e faccio innanzitutto e vi faccio già la prima domanda. Intanto vi invito, appunto, come già state facendo, chi vuole fare delle domande scriva in chat e io appunto vi prenoto in questo senso. Allora, intanto la prima considerazione la prima sottolineatura è questa, cioè sulla parte di Mattia, lui l'ha detto e deve essere chiaro, perché una delle tante fake news, diciamo così, sul fascismo è stata appunto quella che il fascismo avrebbe creato l'INPS, ed effettivamente l'ha fatto, ma cioè, dicendo così per dire che dobbiamo al fascismo la previdenza sociale, la prima forma di pensione, eccetera. In realtà, da quello che abbiamo capito stasera, già prima era stata fatta, già c'erano varie forme di previdenza, la pensione in un certo senso universale, come l'ha chiamata, se non sbaglio, Mattia, e come penso si dica, no? Correggetemi se sbaglio, era appunto prima sempre del fascismo, la creazione del fascismo, dell'IN, INFPS, cioè PN, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, è stato, a detta appunto di Mattia, un istituto che ha raccolto, come tutt'oggi fa, come ha sottolineato Nicola, tutte le varie forme di previdenza che poi nel corso degli anni, come ha detto Mattia, si sono allargate, come poi si sono, se non anche allargate, l'avete visto, e questa è la seconda sottolineatura, poi le forme di lavoro. Perché come sono allargate tutti questi, appunto, ha descritto questi mille rivoli di fondi, gestioni separate, appunto il mondo del lavoro si è differenziato moltissimo da prima della monarchia fino ad arrivare oggi in tanti tipi di contratti, ma anche in tanti tipi appunto di lavori. E questa seconda sottolineatura è, appunto, lo volevo dire perché io, cioè, è una cosa che viene molto utilizzata dai fascisti, o insomma dai filofascisti, destre, diciamo, dalle destre in generale, tant'è che infatti io quando cercavo un'immagine da mettere come locandina di stasera volevo vedere se mi appariva qualcosa di storico scrivendo IMSS, invece non mi appariva niente se non tutta questa grande, come dire, celebrazione dell'IMSS fascista, queste immagini molto suggestive di queste targhe IMSS con la F tolta, no? Come per dire avete cancellato la storia. In realtà, appunto, non è come dire, non è mai stato fatto niente di tutto questo. Il fascismo gli ha dato il nome, punto. Ecco, questo per me era importante da sottolineare. Innanzitutto bisogna che sia chiaro. Dopodiché faccio subito la prima domanda, che un po' penso che entri nel vivo di molti, insomma, della questione
e riguardano i giovani. La faccio innanzitutto a Nicola, perché è quello, insomma, quello che diciamo ci ha parlato della situazione attuale, ma poi naturalmente vorrei sentire anche l'opinione di Mattia. Cioè, si dice che noi giovani non avremo mai la pensione. E volevo ve la dico naturalmente in maniera provocatoria, però volevo sapere da voi se è vero e quanto, soprattutto. Nicola. Allora, io qua, guardate, questo era esattamente il discorso che volevo fare dopo, nella seconda parte. Non so se farlo adesso, anticiparlo. No, oh, vabbè, facciamo. Dai, entriamo subito nel vivo. Entriamo subito. Ok, 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 perfetto. Ora smetto i panni del funzionario dell'Inps e parlo qui da. Faccio considerazioni di politica previdenziale, perché. Allora, in generale, qui il problema qual è? Dovrei accennare alla distinzione tra pensioni a ripartizione e pensione a capitalizzazione. La differenza è molto pratica, perché sostanzialmente il punto è questo: la pensione deve essere non esattamente pari a uno stipendio, però diciamo che deve essere sufficiente ad assicurare una vita dignitosa come lo stipendio. Però noi, quando versiamo i contributi, non versiamo tutto lo stipendio, versiamo una parte, versiamo di meno. Questo perché naturalmente passeremo in pensione meno anni di quanti ne passeremo al lavoro, e quindi questo in parte basta. Però mano a mano che naturalmente la speranza di vita si allunga, servono più soldi, come dicevo prima. In generale, la pensione non può essere paragonata a una cassa, cioè a una vera e propria assicurazione in cui si mettono soldi da parte e poi quegli stessi soldi nella stessa quantità ti tornano indietro, perché c'è bisogno di una somma in più rispetto ai contributi versati. Questo è naturale, inevitabile. Ora, come si possono recuperare questi soldi? Ci sono appunto due metodi, quelli della ripartizione e quelli della capitalizzazione. Il sistema ripartizione è quello che adottiamo noi ed è quello più coerente con una pensione di tipo universale. Sostanzialmente la pensione che riceve il pensionato è calcolata sulla base dei contributi versati dal pensionato quando era lavoratore, ma nei fatti viene pagata con i contributi di chi in quel momento sta versando i contributi. Quindi è un regime sostanzialmente di solidarietà tra chi sta lavorando e chi è già in pensione. A sua volta, chi sta lavorando oggi riceverà la pensione con i contributi di chi sarà più giovane e in quel momento starà lavorando. Quindi sostanzialmente nessuno ci rimette, a meno che non venga modificato il sistema previdenziale. Ora, il problema qui, in generale, l'unico dato che posso dare, perché poi io non conosco nel dettaglio il bilancio dell'INPS, è che globalmente la cassa dell'INPS è inattivo. Il bilancio dell'INPS è inattivo. I problemi non riguardano tanto il sistema pensionistico in sé, quanto due variabili. La prima è demografica, per cui possono esserci dei problemi nel momento in cui il calo della natalità è tale che ci sono troppe poche persone al lavoro, la popolazione attiva conta troppe poche persone e le persone già in pensione sono troppe per poter mantenere in equilibrio la situazione. Questa è materia di pura statistica, la cosiddetta matematica attuariale, quindi io qui non posso dare dati, anche perché non è proprio la mia materia. Ma il vero problema non è tanto questo, che comunque è un aspetto del problema, quanto un problema legato al mercato del lavoro. Cioè al fatto che la nostra generazione, grazie al mercato del lavoro che conosciamo, che è quello flessibile disegnato dalle leggi Treu e Biagi, avendo rapporti di lavoro intermittenti, è destinato ad avere contribuzioni intermittenti. Questo problema riguarda tutte le categorie. Chi ha scelto professioni di un certo tipo, cioè professioni che richiedono la laurea, ha un problema in più perché entra più tardi nel mercato del lavoro, ma non per gli anni passati durante l'università. Sto sentendo una
Scusa Leonardo Basso, se puoi togliere il microfono, grazie. Eccomi qua. Il problema non è non solo tanti gli anni passati all'università, perché c'è la possibilità di riscattare gli anni di laurea, e tra l'altro questa possibilità è stata anche agevolata nel corso degli anni con permesso di pagamenti rateali. Il vero problema è l'ingresso nel mondo del lavoro. Io qui porto la mia esperienza. Io mi sono laureato esattamente 10 anni fa. Ho iniziato a lavorare in modo stabile l'anno scorso. Ora io, in 9 anni che sono trascorsi, 8 anni e mezzo, ho 3 anni di contributi, nonostante non sia mai stato inattivo, sostanzialmente, e non abbia mai lavorato in nero. Questo perché? Perché ho svolto attività per cui i contributi non sono proprio previsti. Perché sono stato praticante avvocato, perché sono stato... ho lavorato per l'università come non come dottorando, cioè anche come dottorando, ma come titolare di una borsa di studio che era esente dai contributi. E poi, presso del tempo, effettivamente l'ho passato studiando per i concorsi. Però la carriera lavorativa, una carriera lavorativa di questo tipo, credo che sia comune a molti laureati, non solo in giurisprudenza. Quindi un grosso problema è questo. L'alternativa del resto a un sistema a ripartizione sono due. C'è un intervento dello Stato attraverso la fiscalità generale, attraverso le tasse, per cui avremo un modello di previdenza con degli elementi di assistenza, riprendendo la distinzione che abbiamo fatto prima. L'altro modello è quello della capitalizzazione, per cui i soldi accantonati, i soldi versati a un fondo durante la carriera lavorativa, vengono accresciuti in modo da arrivare a una pensione vera, come attraverso gli investimenti. I soldi vengono devoluti a un fondo di investimento, che a questo punto sarà di natura privata, e dal guadagno che si ottiene o si spera di ottenere dall'investimento nei mercati finanziari dovrebbe arrivare quel qualcosa in più. Questo è il modello alternativo, diciamo. Grazie. Mattia, se vuoi aggiungere qualcosa? No, più che altro io, allora, anche vedendo i dati statistici e tutto, sono un attimino più pessimista per quanto riguarda la possibilità di avere noi una pensione un domani. Ma per un semplice dato matematico, di qua al 2030, attualmente l'Italia ha 17 milioni di pensionati su 60 milioni di abitanti, quindi quasi poco meno di un terzo degli italiani ad oggi è pensionato. Si prevede, stando ai dati statistici, che di qui a 10 anni ci saranno circa altri 15 milioni di pensionati. L'ingresso appunto del mondo del lavoro, come diceva anche Nicola, è problematico soprattutto per l'attuale generazione dei NEET, cioè di quelli che stanno tra i 18 e i 35 anni, in particolare per la fascia meglio tra i 25 e i 34 anni, lo dico sempre, per un semplice motivo. Allo stato attuale in Italia l'ingresso al lavoro è molto difficile per queste generazioni, molte generazioni già sono tagliate fuori, e in più ci sono legate anche alle libere professioni e quant'altro, e al mercato in generale del lavoro, che non lasciano ben sperare. Cioè, significa, premesso che un domani chiunque di noi voglia andare poi in pensione, comunque dovrebbe aver maturato un certo quantitativo di contributi. Io penso, tra parentesi, io fino a quest'anno, fino al 2019, ad esempio, ho fatturato zero. Sono praticante avvocato abilitato al patrocinio col vecchio ordinamento. 2017 fatturato zero, 2018 fatturato zero, 2019 fatturato zero.
Questo perché? Perché occupandomi di previdenza sociale, di materia previdenziale, previdenziale spurio per lo più, cosa succede? Gestisco le cause, le vinco, il giudice manda in compensazione le spese di lite, per lo più, e il cliente che nel frattempo ha ottenuto la liquidazione, siccome si tratta di fondi non pignorabili, non posso obbligarlo a pagarmi ad esempio la parcella, quindi in poche parole rimango col lumicino in mano, per esempio. Ecco, io penso, oltre diciamo alla mia personalissima al mio personalissimo trascorso, dico, come me moltissimi ragazzi tra i 25, i 30, i 33, 35 anni hanno difficoltà serie a entrare nel mondo del lavoro. Magari ecco, le giovani generazioni, i ragazzi di 16, 18, 20 anni di ora, di questo 2020, paradossalmente hanno più possibilità di entrare nel mondo del lavoro, ma ad esempio la mia generazione è un po' più tagliata. Perché? Perché siamo figli di una mentalità ancora di genitori cresciuti tra gli anni 70 e gli anni 90, in cui, vabbè, sì, per dire la classica mentalità borghese del figlio libero professionista, del figlio imprenditore, poi si rimane tutti tagliati fuori e son grandi problemi. A questo aggiungiamo il fatto che, di conseguenza, più tardi si entra nel mondo del lavoro e quindi si possono versare contributi, più tardi si potrà andare in pensione, di conseguenza, facendo un rapido conto, mettendo caso che un qualsiasi laureato in giurisprudenza divenga avvocato e inizia a lavorare ad esempio a 35 anni, dovrà aspettare dovrà attendere non prima dei 70-75 anni per poter andare in pensione. E considerando che l'aspettativa di vita per le giovani generazioni paradossalmente è una curva che va scendendo, è una curva in ritrazione, in frenata, io non escludo che molti di noi non arrivino a vedere la pensione per motivi anagrafici, altri perché materialmente, andando così le cose, ci sarà un serio problema tra 10 anni nella gestione delle pensioni. Ma a livello proprio anagrafico, una delle questioni che poi si dice sempre, voi non l'avete citata, ma comunque so che ce l'avete in mente, è la famosa inversione della piramide giovani e vecchi, no? Cioè il concetto che ha detto il pensionato di oggi è uno che prende i soldi versati da uno che lavora appunto oggi, e allora quando i vecchi sono di più lavorano e sarà sempre in teoria, cioè, questo è un fatto che ti dice che effettivamente il sistema fa fatica a reggersi da solo già ora, già per pagare le pensioni a chi è pensionato ora. E dopodiché la prospettiva, il ripiego diciamo del fondo di investimento che ha detto Nicola, se da una parte ci indica che appunto ci sono altre alternative, ma appunto a questo punto cioè, ognuno per sé, Dio per tutti, però allora vuol dire che si vanno a mettere i soldi dei futuri pensionati in questo gioco dell'economia finanziaria, piena risorse dalla mia reale, e è un gioco che ti può anche andare male, no? E quindi alla fine rimanere senza pensione. Quindi non lo so, io sono molto preoccupato anche cioè se l'alternativa è giocarsela, no, all'otto praticamente. Praticamente questa è la situazione, ma io ti dico, ecco. Ma guarda, ti dirò un attimino di più. Allora, tralascerò un attimino le follie delle spese dell'INPS. Dico, guardando un attimino il quadro generale della previdenza in Italia, l'Italia, stando ai dati Istat del frontalino dell'Istat del 2018, l'INPS spende, cioè l'INPS, la previdenza sociale in Italia costa 287 miliardi. Cioè l'Italia ogni anno spende 287 miliardi di pensioni. Per di più, tra questi devi considerare che
ci sono per esempio 60 miliardi di questo importo sono spesi in trattamenti previdenziali pensionistici che prevedono un trattamento pari o superiore a 3.000 euro netti al mese, mentre ci sono quattro milioni e 300 mila i pensionati che hanno una pensione inferiore ai 500 euro al mese. Ora, questo dislivello com'è ammissibile? Tra parentesi, dei 60 miliardi spesi per pensioni superiori a 3.000 euro, ci sono anche i vari vitalizi per attività politica, e alcune pensioni, ad esempio, di fondi pensionistici gestiti anche da alcune società. E abbiamo 42 miliardi, ad esempio, di 42 miliardi di queste pensioni, cioè 42 miliardi di questi 60 sono spesi in pensione superiori ai 10.000 euro. E a fronte di una spesa di 2 miliardi, quant'è? Di 3.2 miliardi, no, quant'è? Di 4.9 miliardi, scusatemi. Vabbè, ma siamo lì, dai, per su. Le pensioni, sì, no, 4.9 miliardi per una base di 3 milioni di italiani, mentre 1.100.000 pensionati hanno più di 60 miliardi di pensioni. Ora, il problema quindi qui come si pone? Cioè, come possiamo noi giustificare un dislivello del genere prima ancora che affrontare la tematica del domani... Cioè, il problema di base è com'è possibile che si ammetta in Italia che il sistema previdenziale in Italia, in generale tra previdenza e assistenza, consenta un dislivello tale da avere gente, di avere 800, cioè di avere quasi lo stesso numero di italiani, da un lato che campano con meno di 250 euro mensili di pensione, e parliamo di quasi 1.000.000 di italiani, e 1.157.000 italiani invece hanno una pensione superiore a 3.000 euro mensili, 752.000 hanno una pensione superiore ai 10.000 euro. Cioè, com'è ammissibile? Casomai bisognerebbe, invece di, al solito, come viene sempre fatto politicamente purtroppo, viene sempre tagliata sulle gambe di chi prende questi 250, per una volta si dovrebbe andare a tagliare su quelle pensioni, ad esempio andare a tagliare le tredicesime su questo milione rotta di pensioni, darebbe risorse per 7 miliardi. Con 7 miliardi vai a ricapitalizzare più di 3 milioni di pensioni a consumo. Oppure li puoi andare, ad esempio, ad accantonare e fare il giochino della capitalizzazione mentre mantieni questo sistema nel frattempo che lui contribuisce, e nel frattempo che Tizio contribuisce, Caio prende quei contributi a titolo pensionistico, e più o meno riesce a giocartela, riesce a riequilibrare. Un altro problema, casomai, è il fatto che ci siano tutta questa miriade di enti previdenziali sparsi, ad esempio la cassa forense, l'ANARCO, mi pare sia la cassa... correggimi Nicola, la cassa artigiani cos'era? L'ANARCO, mi pare, e poi una serie di casse previdenziali a sé stanti. No, aspetta, la cassa di artigiani versano a noi, eh? Ah, ecco, l'hanno unificata la vostra, ok. No, sì, nella gestione autonoma. Sì, no, perché avevano... allora in gestione separata, chiedo scusa. Per dire, ci sono tutti questi interventi, c'è tutta questa possibilità e, come dire, bisogna cercare di intervenire. Perché soprattutto, c'è questa miriade di casse previdenziali, mutuo assicuratrici, eccetera, a livello ordinistico, che sostanzialmente hanno quasi tutte carattere corporativo. A quel punto si vada anche a unificare in un'unica gestione, in un unico ente, i trattamenti pensionistici, si abbattano
i trattamenti previdenziali, assistenziali più elevati, che costano quasi un sesto, ma no, quasi un quinto della spesa previdenziale, e si cerchi di riequilibrare dal basso verso l'alto. Il problema anche sta lì, perché c'è gente in Italia che campa con pensioni, con trattamenti previdenziali e assistenziali di 250-230 euro al mese, gente che campa con 400, con 300 euro al mese, per, stando alla previdenza, e addirittura molti governi, molti esecutivi hanno tentato sempre di tagliarla. Noi giovani, veramente qui concludo perché mi sto dilungando, rischiamo veramente di avere delle pensioni risibili, se le vedremo, perché ad oggi la pensione media in Italia è di 1196 euro mensili, che è un po', poco più alta, tipo di 50-60 euro al nord, e poco più bassa di un centinaio di euro al sud. Ma e considera che già parliamo di un importo che è il più basso nei paesi, tra i paesi del G7, ed è mi sembra addirittura ridotto del 35% rispetto al trattamento pensionistico che c'era in Italia 10 anni fa. Quindi, se continuiamo di questo passo, noi veramente dovremo vivere in un'Italia, un domani magari a 70-80 anni, se avremo la grazia di arrivarci, con pensioni di 300, 400, 500 euro. Certo, non è una bella prospettiva, ma infatti dico, faccio le ultime suggestioni e poi passiamo a Ianai che si era prenotato per una domanda, per la prima domanda, cioè già si parla appunto, quando si parla della questione giovanile, di pensioni minime, già appunto per noi, che quando saremo pensionati, quindi a prescindere diciamo dalla propria storia contributiva, già mi sembra comunque una magra consolazione, perché voglio lanciare una nota politica a un discorso molto tecnico, giustamente, vi ringrazio ancora che avete fatto, e cioè che per noi socialisti, soprattutto, la pensione non è solo legata a un discorso poi materiale del tipo nessuno deve rimanere solo nella vecchiaia, bisogna, no? Cioè, perché anche il discorso generale della pensione era: uno è vecchio, non può più lavorare ed bisogna dargli una rendita per cui riesce a sopravvivere, perché appunto, quindi diciamo a livello proprio di sopravvivenza, sussistenza. E cioè il discorso della pensione nelle migliori utopie e volontà socialiste era quello proprio di dire: ok, tu contribuisci alla società, contribuisci col tuo lavoro alla libertà degli altri, e quando hai finito di contribuire ti devi godere la vita, cioè ti riposi e ti godi la vita a pieno, perché il lavoro comunque è una maledizione biblica, il nostro modo di partecipare alla libertà degli altri, però insomma lì dopo, cioè, quindi lavoriamo per poi liberarci dal lavoro e goderci la vita, diciamo così. Questo fa anche parte, almeno perlomeno, di una visione che anch'io ho, no, proprio della pensione, ed è per questo motivo che a livello proprio ideologico le pensioni troppo tardi, queste pensioni di sussistenza, cioè insomma sono magre consolazioni rispetto comunque a quello che noi utopisticamente vorremmo che invece fosse un: ok, grazie, hai partecipato alla società, adesso ti godi pienamente la vita e ti riposi, e non è che appena finisci di lavorare vai rimani tutta la vecchiaia in carrozzina e poi muori, perché questa poi sarà la prospettiva se continueranno a alzare l'età pensionabile, anche se appunto, come ci ha spiegato Nicola, la alzano insomma col concetto, no, di rapportarla alle aspettative di vita. Però bisogna anche capire, cioè come dire, bisogna anche capire che tipo di vita è quella lì, perché magari la vita, l'aspettativa sarà anche più lunga, però se tu per più tempo in realtà rimani con gran parte delle tue condizioni psicofisiche non al massimo, comunque appunto è veramente un concetto di pensione come
sopravvivenza intanto che muori, non è molto bello. E quindi io lo dico perché voi direte, vabbè, naturalmente vuoi il paradiso, certo, almeno una fettina di paradiso la vogliamo, però qui la questione è che forse politicamente, invece di inventare sempre nuovi modi di assistenzialismo, nuovi bonus, nuovi modi per poi buttare i soldi, forse dovremmo, come dire, il sistema paese, il cosiddetto sistema paese, dovrebbe partire garantendo le cose normali. Secondo me la cosa più normale di tutte che uno Stato dovrebbe garantire, almeno uno Stato sociale come vorremmo noi, è una pensione come si deve e con queste caratteristiche che possono sembrare utopiche, ma in realtà sono, per gran parte della storia repubblicana, ci sono state. Poi qualcuno dice sono stati sprecati questi soldi. Per me non sono stati sprecati. Al di là non sto parlando delle pensioni d'oro, eccetera. Comunque, con questa nota, diciamo, politica, lascio la parola a Yanai, che aveva, insomma, si era segnato per intervenire. Grazie. Ciao. Io faccio una domanda a nome di quelli come me che si sono trasferiti all'estero, si trasferiranno e che quindi non hanno o verseranno contributi per un numero di anni insufficienti a raggiungere la pensione. I contributi versati che fine faranno? La mia domanda. Ok, se vuole iniziare a rispondere Nicola. Nicola, ci sei? Eccomi qua, sì. Allora, se dovresti andare all'INPS, in genere in ogni regione c'è soltanto una o due sedi che se ne occupano e che gestiscono tutto il territorio, per esempio in Piemonte il polo di Asti, oltre a quello di Torino, e devi chiedere se il paese nel quale hai versato i contributi ha stipulato una convenzione con l'Italia, in genere sono convenzioni bilaterali, e a quel punto verifica... Nel mio caso no. Come? Nel mio caso no, perché è Israele, ho già verificato, non esiste una convenzione. Perché allora in questo caso non so nello specifico come... Io ti premetto che non mi occupo di pensioni, ma mi occupo delle entrate. Quindi verifico sostanzialmente che tutti i conti dei contributi siano a posto. Non è l'ispettorato una cosa ancora diversa. Quindi questa è una cosa molto molto specifica, quindi su questo non ti saprei aiutare, perché non sono i paesi esterni alla convenzione come funziona. Bisogna verificare se è possibile, per esempio, portarli in un paese che è convenzionato con Israele. Perché per esempio per la Gran Bretagna funziona in modo simile, c'è un passaggio con le casse maltesi. Ah, ok, perché Israele ha una convenzione con la Germania, quindi potrebbe... ecco, questo potrebbe essere possibile, sì. Ok, va bene. L'alternativa, verifica anche se quali sono i requisiti di Israele, cioè cosa puoi fare con i contributi lì, ma dipende anche dalla natura della pensione. Grazie. Di nulla, figurati. Grazie, non so se pure Matteo volevo dire qualcosa, se no... No, okay. Quest'ambito mi taccio perché proprio non è disciplina di cui mi occupo generalmente. Non so, okay. Compagno Campioni, a lei. Ciao Tippio. Quella, ciao. Che non so se è sempre dei nostri... Intanto che aveva scritto la domanda si è dileguato. Simone Campioni, scelgo te. Vuole fare una domanda? Che non vedo interventi intanto. C'era Otto von Bismarck, mi pare. Che no, Otto von Bismarck è andato a Nanna. E, su ragazzi, imparare a problematizzare, quindi... Ah, ecco, Simone, forse non lo sentiamo, sta scrivendo, forse ha dei problemi. Allora prova a scrivere la domanda se non ti sentiamo. No, non ti sentiamo. Prova a scrivere... Ok, Raffaele allora intanto. Simone, scrivi la domanda. Ho una domanda, mi sentite?
Sì, sì, ciao. Io sento. Ciao Raffaele. Buonasera, buonasera. No, volevo chiedere una domanda, cioè volevo fare una domanda circa i fondi di pensione, cioè l'utilizzo sostanzialmente di appunto mi pare che Camomilleri Carramusa aveva accennato anche a questo utilizzo dei fondi pensione per l'integrazione della pensione. E più che altro volevo capire, cioè, i fondi pensione, non lo so, per questo lo chiedo, i fondi pensione fanno riferimento, cioè nel senso funzionano tipo da deposito, cioè sostanzialmente ci sarà un interesse sopra calcolato come sui conti deposito, oppure vengono proprio investiti in mercati regolamentati? La domanda che pongo ad entrambi, non so chi può rispondermi. Allora, grazie. Dipende se tu. Sì, no, allora dipende, perché se te parli dei fondi privati è un conto, se te parli del fondo previdenziale di Stato, cioè dell'INPS, di fatto no, di fatto è un'altra situazione. Ti faccio un esempio: i fondi pensione privati della cosiddetta previdenza complementare sono diciamo sono gestiti da società assicuratrici che li legano essenzialmente a varie tipologie di meccanismi, ad esempio, che sono solitamente quelle a capitalizzazione. Ti faccio un esempio, che ho patito e sto patendo, cornuto io sulla mia pelle, che è sostanzialmente quelle le generali, che fortunatamente verso poco, 30 euro al mese, che viene però ricapitalizzato. Ci sono varie possibilità di ricapitalizzazione, c'è la possibilità di capitalizzazione attraverso titoli di Stato, attraverso obbligazioni societarie, opzioni, oppure le cosiddette polizze linked, unit linked, index linked. Questi sono meccanismi, di fatto sono di fatto strumenti finanziari di investimento azionario, nei listini veri e propri. E a seconda della convenzione che tu hai con la società, il fondo pensione viene capitalizzato e viene investito nei mercati. Per l'INPS invece il meccanismo è diverso, ha spiegato Nicola. Aggiungo solo, se posso, che in parte c'è anche lo schema del deposito, nel senso che i fondi pensione, anche se sono titolarità delle somme che sono conferite in gestione, non ne hanno la disponibilità materiale, perché la legge impone che siano depositate altrove, o presso una banca oppure presso una società di intermediazione immobiliare. In più, anche i fondi pensione in sé possono assumere forme diverse, perché possono essere fondi pensione chiusi o fondi pensione aperti. I fondi pensione chiusi sono sostanzialmente quelli destinati a singole categorie di lavoratori, sono istituiti sulla base di un accordo collettivo tra lavoratori e datori di lavoro, mentre i fondi pensione aperti non sono limitati a categorie limitate di aderenti, possono prevedere adesioni individuali oppure collettive su base aziendale. Poi ci sono i piani individuali pensionistici, che sono sostanzialmente contratti di assicurazione sulla vita, quindi sono proprio pure rendite. In generale, comunque, sì, quel qualcosa in più che si aggiunge ai tuoi conferimenti avviene per mezzo di investimenti. Naturalmente i fondi pensione non sono del tutto liberi, perché le attività con cui le risorse accumulate dai fondi pensione possono essere investite sono individuate da un decreto del Ministero dell'Economia. Il gestore al quale il fondo pensione si rivolge, e quindi che può essere l'impresa assicuratrice o la società di gestione del risparmio, il fondo di investimento, deve comunque essere selezionato secondo le istruzioni dettate dall'autorità amministrativa. Si occupa della previdenza complementare un'autorità indipendente che si chiama COVIP. Anche gli stessi investimenti azionari sono limitati, sia per quanto riguarda la quantità di azioni di società quotate che possono essere acquistate, sia per quanto riguarda il totale delle risorse che possono essere investite in questo tipo di linea.
e comunque sia l'assicurato deve essere sempre informato sul tipo di investimento e sul rischio di ogni investimento. Grazie. Di nulla. Allora, Simone, scrivi... Simone, non ti sentiamo, scrivi la tua domanda che così la leggiamo. Purtroppo... No, scusate, fare la prova a uscire e rientrare eventualmente... Dice... essere guarito dalla leucemia risulta essere inabile al lavoro, ma troppo sano per avere una pensione di inabilità. Tra poco scade la sua aspettativa non retribuita. C'è un voto legislativo per questo limbo infernale. Non si garantisce il malato, paradossalmente il morto ha più diritti. Senti, io qua mi rivesto un attimino del mio ruolo di legale previdenzialista. Sì, perché qui è un caso singolo, in effetti, sì. È caso singolo un par di ciufoli, cioè... No, caso singolo nel senso che non è disciplinato dalla legge, cioè è di tutto. Perché veramente è allucinante, perché guarda che la situazione in cui si ritrova tuo padre non è una novità. Io ti faccio alcuni esempi, ovviamente omettendo nomi e cognomi, però di alcuni casi che ho seguito. Ad esempio, uno di questi, l'INPS, cioè un paziente sostanzialmente si ammala, cioè gli viene diagnosticata una patologia terminale, e nel frattempo è in fase di cura era stato messo in aspettativa. Siccome non era però in una situazione tale da garantirne appunto un trattamento. Il trattamento della cosiddetta pensione di invalidità con indennità d'accompagnamento, questa persona è rimasta in un limbo. Finalmente, dopo qualche anno dalla presentazione della domanda, ricorsi e controricorsi, accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale, con l'accertamento tecnico preventivo l'INPS, cioè gli viene riconosciuto di fatto l'invalidità al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, e questo a luglio del 2018. L'INPS al 2 aprile 2020 ancora non ha liquidato le spettanze, tanto per dirtene una. È un altro caso analogo, questa qui veramente per me è stata una stilettata al cuore. È un ragazzo di 13 anni, invalido, con diritto di indennità d'accompagnamento, praticamente diritti, istanza presentata a gennaio 2016, riconoscimento effettivo con verbale a gennaio 2017. La prestazione inizia ad essere erogata a luglio 2017 e ad aprile 2018 l'INPS sospende il pagamento e pretende il ritorno delle somme perché ritiene che non ci fossero i requisiti, che fossero venuti meno i requisiti. Anche lì procedimento per ATP, e a febbraio 2020 l'INPS ha iniziato a liquidare nuovamente le spettanze perché è stato condannato dal tribunale. Ma per dirti, casi del genere sono all'ordine del giorno purtroppo in tribunale, ma la cosa ancora più folle è nella ripartizione delle competenze per l'accertamento, cioè c'è l'ispettorato INPS che si avvale della commissione medica legale, la commissione medico legale territoriale delega alle ASL, le ASL mediamente respingono il 70% delle domande, di cui soltanto la metà viene riesaminata dalla commissione medico legale, e delle riesaminate soltanto il 30% viene accolta. Complessivamente di tutte le domande che vengono respinte dall'INPS, tra INPS e ASL, a mezzo di ricorsi il 70% in media ogni anno viene riconosciuta
tramite ATP dai tribunali come una misura aspettante, l'INPS viene sempre condannato. Ma la cosa ancora più bestiale è che l'INPS per fare sto giochino e poi comunque perdere quasi sempre il giudizio, ha stabilito dei fondi, cioè ha stabilito, come si chiama, un bonus devoluto ai medici della commissione medica legale se respingono almeno il 50% delle domande di invalidità, e lo stesso benefit viene erogato dall'INPS alle ASL come bonus premiale alle ASL che si siano comportate nella stessa maniera. Cioè, la situazione, rendiamoci conto, che è allucinante in Italia da questo punto di vista. Poi io parlo ovviamente da chi sta di solito contro l'INPS. Nicola probabilmente starà scuotendo la testa, perché sarà probabilmente non d'accordo con me. Quindi io non mi occupo di contenzioso, quindi non potrei nemmeno replicare, perché non è la mia materia. C'è Simone che ha scritto: il problema, se non erro, è il medico della fabbrica per il reintegro, non l'INPS. E allora, scusami, ti do un consiglio da legale qui. Parla se hai vicino casa eventualmente un patronato CAF, di quelli non ovviamente CISL, CGL, UIL, così, i classici CAF di quartiere, gli chiedi di fissare un appuntamento con l'avvocato che lavora con loro. Gliene parli e valuti o valutate se sia opportuno fare un ATP e vedere se ci siano i requisiti, cioè ovviamente dandogli la documentazione che è in possesso, per vedere se ci siano i requisiti o per fare un ATP e chiedere l'invalidità, ma credo di no, o fare un ATP contro contro l'azienda e imporre il reintegro, perché tra le altre cose il reintegro per la legge 104 del 92 dovrebbe essere garantita. Correggimi se sbaglio, Nicola, ma mi sembra che sia così. Mi sembra di ricordare. Lì è sul posto lavorativo, intendo, sulla 104 del 92. Dovrebbe esserlo effettivamente, se non è inabile, se non è abbastanza inabile da poter avere l'assegno o la pensione. Appunto, cioè se non è inabile, cioè se non è invalido, o invalido, tale da avere l'assegno di invalidità, inabilità civile e l'accompagnamento, deve essere reintegrato anche in altre anche con altre mansioni. Certo. Certo, anche secondo me, ma l'altro è una questione aziendale, in effetti. Sì, ma se la questione aziendale è ben tutto, ma entro certi limiti. Purtroppo questo è un vuoto legislativo, come ha detto Simone, che insomma investe anche molti casi. C'è stato un caso famoso anche qui a Cesenatico, se non sbaglio. Non del tipo, insomma, che ha descritto Simone, però simile, sempre, che riguardava un malato oncologico. In quel caso l'azienda poi si è preso in carico, perché, come dire, l'azienda guidata da questo imprenditore particolarmente magnanimo si è preso in carico il lavoratore, però purtroppo non è sempre così, e quindi insomma, spero che possa essere, possa servire il consiglio che Mattia ha dato a Simone in questo senso. Dopodiché andrebbe fatto un qualcosa in Parlamento. Non dimentichiamoci che ci sono anche le categorie protette. Esatto, sì. 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 Cioè, anche queste sono proprio quote. È vero, infatti. Detto questo, se non ci sono altre domande, io lascerei c'è che Simone che sta scrivendo, non so se vi ha ringraziato, grazie mille, perfetto. Figurati, grazie a te della domanda. Se non ci sono, ci sono altre domande? Che se no, insomma, vista anche l'ora e il tema, andiamo a chiusura. Sta sempre scrivendo Campioni.
Zan zan zan. Intanto chiedo magari a Nicola e Mattia se possono dire due parole, se vogliono dire due parole, diciamo, in conclusione. Per le pensioni, dice per le pensioni giovani la soluzione è la rivoluzione. Ma molto più semplicemente, ci sono sti cazzo di pensionati che prendono più di 3.000 euro al mese, comprensivi di tredicesima. Perfetto, si revoca la tredicesima sti pensionati qua, si ricavano sti bei 5 miliardi e 2 tondi e li utilizzi per capitalizzare un tot pensioni, intanto magari fino a 500 euro mensili, e nel frattempo hai comunque le risorse a copertura di altri trattamenti. Magari una quota, se vuoi, la puoi usare a capitalizzazione per come te pare, e puoi cercare magari di, ripeto, ricapitalizzare altro. Ah, si è fatto vivo il convitato di pietra, prego. Ecco, io lo invocavo. Mancava la sua parola. Una domanda che sfiora la fantascienza. Intanto bravo. Però fondamentalmente neanche tanto, cioè appunto c'è un convitato di pietra nella discussione sulle pensioni, specialmente per i prossimi decenni, cioè quello che interessa a noi, che è la questione del reddito universale, che in teoria supererebbe pure la pensione, no? Sì e no, cioè dipende da quanto è. Certo, chiaro, dico, il principio, quando passa il principio che non si lavora più. Sì, ma lì a quel punto bisogna capire come, tra virgolette, canalizzare i redditi, ma a posto questo, il problema attuale è anche peggiore, se mi permetti, cioè non guardando proprio ai prossimi decenni, guardando proprio al decennio che abbiamo in. Perché noi abbiamo una società che ha all'incirca il 25% circa di pensionati da qualche parte. Scusate, ma che cosa sta succedendo? Che sento un grattino. È tutto l'incontro che c'è De Sì che sta attuando un bombardamento su una. adesso il microfono spento. Ah, infatti adesso non si sente più niente. No, stavo dicendo, cioè il problema, cioè, è massiccio, cioè guardando proprio al solo prossimo decennio, cioè noi abbiamo un'Italia in cui è meno all'incirca il 20% di italiani, all'incirca il 20-25% di italiani deve entrare nel mondo del lavoro. Quasi il 30% che è destinatario di trattamenti previdenziali o assistenziali, e quello che ci sta in mezzo, che nel prossimo decennio andrà ad accrescere la quota dei pensionati. Questo primo problema, come lo risolvi? Cioè il famigerato rovesciamento della piramide, cioè con un tessuto produttivo così scarno e un incremento così massiccio di pensioni, nei prossimi 10 anni sarà da ripensare integralmente la previdenza, cioè sarà, il sistema pensionistico sarà da ripensare, chiaro, e sicuramente appunto, non saranno più, soprattutto bisognerà anche pensare a come intervenire, come dicevo prima, sulle previdenze, diciamo tra virgolette di casta, corporative, cioè i sistemi previdenziali degli avvocati, dei notai, dei commercialisti, degli ingegneri, dei medici e via discorrendo, e si dovrà anche intervenire su queste pensioni gigantesche che ho detto prima, che pesano un quinto, sì, un chiaro, sesto, ma questa circa. Appunto è la questione a oggi, però la questione strutturale è che il problema è proprio la tenuta del sistema produttivo e anche dei servizi,
E quindi sì, ovviamente quelli che non lavorano oggi saranno pensionati scarsi sociali domani. Però appunto, così come per il problema dell'accesso al lavoro di oggi si pone il problema del reddito universale nelle sue varie forme e ipostasi, a maggior ragione lo stesso vale per le pensioni, ovvero lo scenario che si paventa e che diciamo può essere positivo o negativo è che c'è un reddito base universale e poi se fai l'architetto, se fai il creativo, se fai quei lavori per cui non devi essere un produttore ma devi metterci la testa tua, allora avrai qualche soldino in più, sì. E lo stesso vale per la tua pensione, in teoria, no? Dovrebbe essere questo il disegno, cioè la previdenza sociale sarà un'integrazione al reddito universale, in teoria, in questa prospettiva, no? Sì, ma in questo caso appunto... Se posso... Sì, vai. No, cioè io quello che un po' volevo accennare prima, e poi vabbè naturalmente stiamo sempre, no, sempre pur parlare perché non abbiamo in mano dati e numeri e non sapremo mai, cioè di fatto io sappia un vero studio sul reddito universale, cioè numeri alla mano, non è mai stato fatto, che io sappia, sarebbe interessante vederlo quando, se mai ci sarà. Però credo ci sia stato, oggettivamente lo citava Peppe Grillo, però io non ce l'ho onestamente sotto mano. Se c'è 2016. No, però quindi... dico proprio studio del tipo persone tot, soldi tot, presi da eccetera, cioè io oggi sono stato tutto il giorno tra grafici, Istat, perché stiamo preparando delle cose per quanto riguarda l'agricoltura e vedevo insomma, cioè si trova di tutto, no? Quindi cioè nel senso, ma vabbè, questa è solo una piccola parentesi per chiedervi se lo sapevate, però quello che dicevo io era appunto, invece che pensare a questo a mettere soldi in questo reddito di base, allora cioè invece cerchiamo di fare una pensione di base come dire, corposa, invece che fare un reddito di base sottile un po' uguale per tutti. Questo poi naturalmente non è una soluzione che possiamo presentare così, perché no, è un discorso... Sì, no, ma allora per quello che diceva... diverso dal discorso economico. Aspetta. Cioè, quando noi andiamo a parlare di pensioni, di reddito, poi cioè, una cosa tira l'altra e non possiamo non parlare a... se e come la maggior parte della gente lavora in Italia e a che livello, in che settori eccetera, però in un sistema dove io non penso che l'occupazione possa crollare se si fanno determinate cose e se si investe in determinati settori, pur essendo comunque non essendoci un panorama come una volta strutturato ma molto fluido, dove l'ha detto Nicola, dove da giovani si fanno i lavoretti e le cose, lavori a intermittenza eccetera, bene, però vi dico, io preferirei tutta una vita però avere una pensione dignitosa invece un reddito di sussistenza tutta la vita e una sussistenza, sì, da vecchio, perché questa è la prospettiva secondo sì, me. Ma il problema allora... Dopo Cagamusa dico una cosa io. I problemi qua a sto punto sono due. Da un lato quello che sollevi tu e dall'altro quello che solleva Roberto. Allora, per quanto riguarda il discorso che solleva Roberto, il discorso è da notevolmente approfondire, semplicemente per un fatto. Cioè, se si sviluppa questa, cioè pienamente questa sostituzione sempre più, diciamo, della tecnica e della meccanica sul lavoro umano a quel punto, e quindi si sostituiscono le macchine agli operai, detto proprio in termini volgari, a quel punto bisogna capire come lo Stato deve intervenire e come andare a prelevare eventuali ricchezze generate che sarebbero titolari, di cui sarebbe ad esempio titolari i lavoratori, ma che essendoci la macchina non potrebbero percepire. A quel punto come ad esempio lo Stato o l'INPS o qualsiasi altro ente, si chiamerà, andrà a prelevare e canalizzare questi fondi ad altre città. Per quanto riguarda quello che diceva Enrico,
problema della soglia di sopravvivenza siano sempre lì. Il problema anche lì è duplice: da un lato l'evoluzione del tessuto lavorativo e della domanda di lavoro, dell'offerta di lavoro, e ti faccio una battuta molto banale, non so se tu ti ricordi i film di Spider-Man di inizio millennio, quando c'era lo zio di Peter Parker che guardava il giornalino e cosa cercano tecnici di computer, programmatori di computer, oggi soltanto computer. Ecco, cioè tu pensa che questo, quello che c'era, che era praticamente un assaggio per così dire agli inizi degli anni 2000, oggi è centuplicato e via via sarà ancora più incrementato. Per di più, per quanto riguarda il secondo aspetto, sta nella base, cioè nei numeri. Cioè, perché ad esempio è collassata su se stessa la previdenza sociale dell'impero romano voluta dagli imperatori d'adozione? Perché nel 212 d.C. Caligola, Caligola, buonanotte, Caracalla con la Costituzione Antoniniana estese la cittadinanza romana da 15.000 persone a 15 milioni, 20 milioni, per dire, di conseguenza lo stesso sistema previdenziale non poteva più garantire neppure la soglia di sopravvivenza. Ora, se noi abbiamo di conseguenza ad oggi 3 milioni circa di cittadini che sopravvivono con meno di 500 euro, se tu fai un ragionamento del genere estendendolo a tutti, cioè andiamo ancora a ribasso, sempre più a ribasso. Invece bisogna trovare, cioè bisogna studiare a quel punto, se ci vuole, il meccanismo per incrementarli, ma incrementarli significa avere una maggiore stabilità sul lavoro, una maggiore stabilità e prospettiva sul lavoro, ma effettuare anche delle trattenute previdenziali maggiori. Nicola. No, mi permetto solo di aggiungere una cosa. Naturalmente io, lavorista ideologizzato, non ragiono in termini di reddito di base, ma di reddito minimo garantito. Ma è uguale. Però e qui il problema si pone perché l'integrazione al minimo è in generale le misure previste sostanzialmente per chi è arrivato all'età pensionabile ma non ha versato abbastanza per avere una pensione. Questo è uno degli aspetti più complessi di tutto il sistema pensionistico, perché ci sono molti istituti che vanno riordinati, unificati, e quindi se già in questo senso deve esserci una universalità. Avere collegato la pensione di cittadinanza al reddito di cittadinanza, tutto sommato va in questa direzione, nel senso che si va verso uno strumento unico di assistenza per chi sostanzialmente deve campare. Ecco, questo è il tema. Se effettivamente avremo un problema di cassa che riguarderà la previdenza, probabilmente questo elemento, ma l'avevo accennato anche prima, dovrà essere l'elemento che completa le pensioni. Dovremmo avviarci verso un sistema misto di previdenza e assistenza e di integrazione al minimo e di misura universale. Premesso che secondo me questo è un tema talmente centrale, questo del reddito, che poi si arriva sempre lì a questo famoso convitato di pietra, cioè reddito e robot e lavoro e cosa, che bisognerebbe che facciamo un incontro a parte, che ci sarebbero tante cose da dire, ma vedo anche che l'ora è tarda e ci sono, se non ci sono altre domande, direi che ci chiudiamo, insomma, se i nostri ospiti, che poi sono i compagni, vogliono dire un'ultima cosa in conclusione. Io mi fermo. Ok. Io sono stato abbastanza prolisso, quindi meglio che mi taccio. Va bene. Ringrazio anche questa sera, ringrazio soprattutto voi due, perché grazie a te, grazie a voi. Ti vanno corsi universitari su queste cose, voi penso che siate stati chiari su cose complesse, penso che usciamo da questa serata con dei punti fissi molto importanti, ecco tutto.
Buonanotte, buonanotte, vi ricordo in conclusione che sabato alle 9 avremo di Unitis, di famosa periferia italiana, famosa per essere conosciuta come tale, che è Scampia, ci racconta, ma non parleremo tanto di Scampia quanto in realtà l'argomento insegnare in ambienti difficili, e ci racconterà la sua esperienza, quindi sabato alle 9 qui sempre su Discord. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. 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 Buonanotte.